Io sto tutta storta perché questa non è la mia postazione di sempre. Eccoci qua. Eccoci qua. Intanto buonasera a te, Nunzia, e grazie Buonasera. per aver accettato il mio invito nel mio salotto. Grazie a te per avermi invitata al tuo salottino letterario. Sono contenta di essere qui per poter parlare del mio secondo romanzo Di che questo qui, tu spero si veda. si vede a metà. E Vabbè. niente, questa è una storia che tu, va bene, già hai letto, immagino, ed è una storia che ho scritto in poco tempo, quasi 4 mesi, 3 mesi e mezzo, più o meno, perché ho sentito particolarmente l'esigenza di scriverla, di raccontarla, questa storia. È una storia ambientata a Napoli. E Filippo è il protagonista ed è il personaggio principale su cui ho fatto, diciamo, a lui ho prestato particolare attenzione, ho cercato di mettermi proprio nei suoi panni, di cercare di capire cosa gli passasse per la testa a quest'uomo. Ed è un romanzo che, diciamo, è ambientato su 2 livelli, di notte e di giorno, tant'è che i capitoli sono alternati. Uno diciamo, si svolge durante la giornata, che è apparentemente una giornata normale, una vita serena, tranquilla, quella che lui conduce, La vita però di un impiegato di banca, diciamo. lui è impiegato di banca di giorno, però di notte conduce una vita completamente diversa e gestisce insieme al suo amico socio Riccardo un giro di prostituzione. Quindi è un romanzo che presenta due facce proprio come il personaggio stesso, che è una personalità, diciamo, piuttosto Ambiguo. disagiata, ambigua, è una personalità particolare che non sempre è facile. Non è facile capire queste persone, che diciamo che quello che ho provato a fare è raccontare un po' quello che succede tutti i giorni. E la cosa che più mi stava a cuore era raccontare questo tipo di storia, che non la dico qui, non la voglio spoilerare, perché è bello che le Niente persone spoiler. leggano, senza spoiler, che le persone leggano il libro. E però quello che ho provato a fare è proprio a, diciamo, a cercare di capire cosa succede nella testa delle persone. Molto spesso ci troviamo di fronte a delle persone che sembrano tranquille, serene, normali, diciamo così, e che però a un certo momento diventano altre, manifestano personalità diverse, oscure, non sempre piacevoli. E quindi quello che ho provato a fare è questo tipo di indagine con questo romanzo. E farmi qualche domanda o vuoi che vada avanti io? Come nasce l'idea di scrivere sul giro di prostituzioni? Tematica che non ho mai visto da nessun'altra parte. Anche per Sì. questo ho scritto nella recensione che non si è mai scontata, proprio perché sorprendi Grazie. sempre. Grazie Anastasia, sei molto gentile. No, il giro di prostituzione, diciamo che è stato un espediente narrativo. Ho provato a contestualizzare questo personaggio e ho cercato un ambiente che si adeguasse a questo tipo di persona. Perché Filippo è un uomo, come lo posso definire? È un uomo che non. Aspetta, non mi vengono le parole. È un personaggio ambiguo, è un personaggio oscuro e quello che fa di notte e di giorno lui lo nasconde. E la cosa che potesse fare, secondo me, la più adatta era gestire un giro di prostituzione, perché è una cosa molto squallida, no? Che fanno certi uomini. Purtroppo è una cosa che esiste e coloro che sono a capo di queste organizzazioni non sono persone, diciamo, apprezzabili, non sono persone per bene, per cui mi sembrava il contesto giusto per inserire questo personaggio che non è appunto una persona per bene, anche se durante il giorno prova a
a mettersi, insomma, il vestito, ad andare in banca e a far venire fuori il meglio di sé. Lui prova a far venire fuori. Ricorda un pochino i personaggi americani Belli e Dannati. Sì, Belli e Dannati, come ha scritto Vladimiro Bottone nel suo strillo, che ringrazio molto, che lui mi ha letto all'inizio, diciamo prima di tutti l'ha fatto quando ancora il libro non era uscito e mi ha fatto questa cosa molto bella di scrivermi la quarta di copertina con un suo commento. E diciamo che questo è un romanzo che io ho scritto spinta dal desiderio di farlo, secondo me era necessario farlo, perché i libri, come dico sempre, sono strumenti che ci aiutano a capire meglio le cose, a dare ordine ai pensieri e anche a fare più attenzione a quello che ci succede intorno. A me, per esempio, certe volte succede che leggendo un libro, è come se mi... Allora, un libro e un personaggio, che incontro in un libro mi dà la possibilità di capire meglio le persone che mi circondano. Non sempre, però, mi dà questa opportunità la lettura. Stessa cosa E che quindi succede anche Questo è importante, è il bello dei libri, che ci fanno vivere una vita parallela e ci danno la possibilità di guardare un po' più lontano, più profondamente. E quindi pensavo di... ho scritto questa storia pensando che potesse essere di aiuto anche, perché comunque io ho fatto tutto quello che ho fatto, è una ricerca anche su libri di Massimo Recalcati, che è uno psicanalista. Cercando di delineare al meglio il profilo psicologico di questo personaggio, affinché coloro che leggano questo libro possano anche riconoscere i sentimenti che provano loro, perché insomma ci sono delle cose che Filippo, per esempio, è un personaggio che spesso si arrabbia, sente una rabbia interiore che non riesce a gestire, prova una gelosia nei confronti di Vilma, che è una delle sue ragazze, delle sue prostitute. Quindi i sentimenti che sente Filippo, ci sono sentimenti anche che forse proviamo tutti, anche a me è capitato di provare, insomma, delle gelosie, delle sensazioni negative, per cui leggerle in un libro e immedesimarsi in un personaggio. Ci dà la possibilità di riconoscere quello che noi proviamo. Quindi mi sembrava opportuno scrivere una storia di questo tipo. E secondo me, questo romanzo che ho scritto è un libro veramente molto molto attuale. Sì, Anzi, sì. forse è attualissimo. Purtroppo, spero che non rimanga sempre attuale. Spero che un giorno, a un certo punto, resterà qualcosa di molto vecchio. Questo me lo auguro con tutto il cuore. Già dal titolo, i 10 minuti, che solitamente un uomo Sì. Sì. chiede all'ex di rivedersi, con la scusa di chiarire. E poi sappiamo come va a finire, purtroppo. 10 minuti, prometto, è l'incipit, l'inizio del libro, inizia così, lui la vede, la trova molto bella, però non è solo la bellezza di Nora che colpisce Filippo, è proprio la sua personalità, perché lui è abituato appunto a delle prostitute. E nel momento in cui incontra questa ragazza, che tra l'altro lavora in una casa editrice, quindi in una realtà completamente diversa, opposta a quella delle sue ragazze, lui sente che avverte qualcosa di diverso. L'incontro con Nora, lui si scontra con una realtà nuova ed è proprio affascinato da questa sua differenza, da questa sua diversità. E lei in realtà lui proietta pure i suoi progetti di vita, perché Filippo ha una vita disordinata. Diciamo che il cuore pulsante di questa storia è proprio questo: il fatto che il personaggio principale conduca una vita dissipata, disordinata, fatta di alcol, di serate nei locali, di prostituzione, e a un certo punto incontra una ragazza nella quale lui proietta i suoi desideri. Lui sente che qualcosa è cambiato nei suoi sentimenti, perché in realtà lui si innamora di questa ragazza all'inizio, cioè è preso, perlomeno è preso, è attratto. Non so se posso parlare di amore, però è particolarmente affascinato da questa ragazza, perché è bella, perché è diversa dalle altre, per cui a un certo punto lui sente la necessità di dare una svolta alla sua vita, di cambiare direzione, e sembra
insomma, ogni tanto sembra che lui voglia redimersi, voglia cambiare qualcosa, voglia convertirsi al bene e proietta in Nora questi suoi desideri. Però poi succede che quando un uomo proietta in una donna dei desideri, diciamo un piano di vita che lui non ha, nel momento in cui la donna prova a fare delle scelte diverse oppure a un certo punto sente la necessità di avere la sua libertà e oppure non si sente pronta a questa storia come magari l'uomo l'ha immaginata. L'uomo si trova di fronte a diciamo, a una crepa, a una spaccatura, a qualche cosa che lui non riesce ad accettare, perché è come se gli avesse fatto dei programmi e gli vengono ostacolati dalla figura femminile che non condivide i suoi stessi desideri, le sue Ha stesse. trovato una figura forte, diciamo. Sì, Nora è una figura, è una ragazza semplice, è una ragazza che lavora tra i libri, nei libri, perché è un editor di una casa editrice e vive sola col papà, è orfana di madre, vivono in un viale di un vicoletto di Napoli, e lei va a lavoro a piedi, quindi conduce una vita semplicissima, però è avvolta e coccolata da questo amore paterno e in questo libro quello che emerge molto è forse anche in maniera molto delicata, è proprio il rapporto padre-figlia, e questa è una cosa che mi sta molto a cuore. E c'è questa tenerezza anche, c'è questa figura paterna che è molto bella, c'è questo padre molto attento, molto presente nella vita della figlia. Cosa importante. Importantissima, perché Nora, sebbene sia orfana di madre, avendo il padre alle spalle, lei vive col padre. Il suo amore, la sua presenza continua, anche perché si sentono con il telefono, si telefonano, si mandano messaggi. C'è questa presenza continua del padre e la fa sentire forte, perché chi ha un punto di riferimento nella vita, che è il padre in questo caso, ma il padre è sempre una figura di riferimento importante, e Sono d'accordo. noi lo sappiamo, e comunque. È una ragazza che si sente forte per questo, perché ha suo padre. Quindi Filippo percepisce questa forza, ma una forza molto relativa, nel senso che lei non dipende da lui. Nora non è come le sue prostitute che sono sottomesse in qualche modo a Filippo, ma Nora è una ragazza che, avendo un padre, avendo un lavoro, è una ragazza libera mentalmente, per cui si sente anche libera di dire sono arrabbiata con te, non ti voglio vedere più, e lui non è abituato a questo. Quindi si trova di fronte a un ostacolo ed è disorientato di fronte a queste situazioni. Succede un paio di volte nel libro che loro litigano, che lei va via oppure che dice te ne devi andare. Lui in qualche modo con regali, con ristoranti, con insomma le cose belle materiali che gli riesce a dare, la coinvolge di nuovo, la convince e se la tiene vicino ancora per qualche mese. E niente, questo è, diciamo, il cuore di questa storia. Poi se hai Tu qualche domanda. hai parlato pure di abbandono scolastico, facendo riferimento proprio a Filippo. Ah, sì. Da insegnante, cosa Sì. rappresenta per te? Allora, sì. Partiamo dal problema della dispersione scolastica che qui da noi, purtroppo, in Campania, proprio a Napoli, è molto diffuso, è un fenomeno molto molto diffuso. Soprattutto nelle periferie. Sì, e si dovrebbe arginare perché la scuola, l'istruzione ci fanno fare dei passi avanti, ci fanno capire molte cose. L'istruzione oggi ha aiutato molte donne, perché le donne, diciamo, tornando al libro, tornando a questa storia e al genere femminile, che spesso è sottomesso all'uomo, oggi per fortuna questa cosa sta un po' in certi contesti, in contesti un po' più avanzati, laddove le ragazze studiano, non hanno più, diciamo, questa mentalità, questa cultura di sentirsi in una posizione minore rispetto al maschio. Quindi per fortuna questo. Sì, Filippo è cresciuto, ci sta un capitolo
flashback dove si spiega come sono cresciuti tutti e due i due ragazzi, Sì. e si è diplomato. Non è andato oltre, si è diplomato grazie a sua zia, mentre il suo amico Riccardo non ha continuato gli studi. E poi, diciamo, Filippo, oltre a questo, è cresciuto con la zia, quindi ha avuto comunque la mancanza della figura guida, che è quella del padre, ma anche quella della madre, per cui ogni tanto viene fuori attraverso le sue sensazioni proprio questa, come se gli mancasse qualche cosa, sente qualche cosa di in meno proprio, come se non ci fosse una stabilità nella sua vita, proprio perché non ha avuto i genitori. E di conseguenza è diventato un adulto problematico. Non è solo questo. Io penso sia anche, cioè penso che dipenda anche dall'istinto, da certi impulsi negativi. Non è solo questo, Sì. perché poi molte persone sono cresciute senza genitori, sono delle persone per bene, persone tranquille. Quindi questo è quanto, insomma, il suo vissuto. A volte la figura dei genitori è importante, ma altre volte un po' meno. Dipende pure dai contesti in cui Certo, un ragazzo cresce. ci sono certo contesti familiari in cui ci sono molti problemi e che influenzano la formazione e la psiche dei giovani, e poi si diventa, sono cose insomma che comunque secondo me ogni persona trascina presso sempre. Il vissuto, l'infanzia, l'adolescenza sono fondamentali, e un contesto familiare sereno, dove insomma non manca niente nel senso di tranquillità, in termini di tranquillità, di armonia familiare, sono molto sono fondamentali per la formazione di una personalità, di un carattere, di un modo di affrontare la vita, di come uno si pone nei confronti della vita. Quando mancano i genitori, quando manca anche un genitore, perché anche uno solo, i genitori sono tutti e due importanti, sono due figure importantissime a mio avviso. Anche se ne manca Anche uno per me. solo, anche se ne manca uno solo, almeno alla luce della mia esperienza, c'è sempre qualcosa che pende dentro di te, e è come se fosse una continua mancanza. È un ago della Quindi bilancia, la sì. presenza dei genitori. Ecco, dai, fammi tu qualche domanda ora. Ti è piaciuto il Rapporto hai libro? con... Questo te lo chiedo io a Sì. te. Ti è piaciuto? Sì, infatti mi hai sorpresa come con il primo. Mi fa piacere. Sono due Il libri primo... completamente diversi. Ti ho scoperto, secondo, sono stata contenta di proseguire la Bellissimo. lettura. Grazie, grazie. Anche se sono libri completamente diversi, nati Sì. per esigenze diverse. E quello che il primo è il romanzo di formazione, questa è una storia, un noir, è stato definito un noir. Io non sapevo di poter scrivere un noir, insomma, non è neanche un genere che leggo. Ne ho letti pochi di noir, però. Io adoro i noir, gialli e romanzi storici. Bene, bene. I rosa, diciamo, dipende No, i rosa da poi io che non li... tipo di romanzo rosa si tratta. Sì. Anche io non li preferisco. Dipende. Rapporto hai con i lettori? A proposito di... I lettori sono tutto ciò che ho. Sono la cosa più importante che possa avere uno scrittore. Quando un libro senza il lettore non esiste, è bara. Quindi io sono particolarmente legata e grata ai miei lettori, e cerco di mantenere il rapporto con tutte le persone che mi scrivono, che mi chiedono sempre cose sui libri, perché è veramente l'unica ricchezza che uno scrittore ha, perché se non c'è chi ti legge, diventi invisibile. Per cui la cosa importante è che Come anche per i libri... noi giornalisti. E certo, sì, c'è bisogno di qualcuno di fronte che riconosca il tuo lavoro,
che poi nei libri diciamo che è diverso, il lettore deve provare gioia, piacere nella lettura, come io quando leggo dei libri, io sono grata a chi scrive libri, va bene, io leggo sempre, tu lo sai, e i libri mi arricchiscono, quindi pensare che una cosa che ho scritto io possa fare bene a qualcuno, possa tenere buona compagnia, a me mi fa stare bene, è il motore che mi spinge poi a scrivere sempre. Perché sento di fare qualche cosa, a parte per me, perché amo scrivere, entro in una dimensione tutta mia, è una cosa solo mia che nessuno mi può togliere, però sapere che il libro piace, che ha emozionato, che qualcuno si è immedesimato, qualcuno che ha riconosciuto delle sensazioni che prova, ha provato, per me è importantissimo. Infatti io ringrazio sempre, tutte le persone che leggono i libri miei. Finora sono solo due, ma ce ne saranno altri sicuramente, perché sono sicura che non potrò mai smettere di scrivere. Questa è l'unica cosa. Quindi grazie a tutti i miei lettori. A me ha colpito molto collegandomi a quello che hai detto tu prima, quello che ha detto Franco Ricciardi in merito al pubblico. No, non l'ho sentito. Che i Ah, soldi sì, forse. che ha guadagnato sono Grazie al grazie pubblico. al E pubblico di certo, Scampia. perché sono le persone che ti fanno, le persone che ti innalzano, le persone che ti schiacciano. Quindi bisogna essere profondamente grati al pubblico. Senza pubblico non esiste nessuno. Uno si inventa una canzone, la canta, nessuno l'ascolta, quella canzone resta nulla. Invece, quando ci sono delle persone che apprezzano quello che fai, che sia un libro, una scrittura, una canzone, qualunque altra cosa, insomma, che faccia parte del settore dell'arte, della creatività, è solo grazie al pubblico, cioè il pubblico che ti riconosce. Quindi, secondo me, veramente bisogna ringraziare prima di tutto il pubblico, le persone che ti seguono, che ti ammirano, che ti ringraziano anche per quello che fai. Io sono profondamente grata. Infatti, per me fare delle presentazioni è un momento molto bello. L'incontro con le persone è un momento che mi rende veramente felice. Io torno a casa felice. Faccio delle conoscenze importanti, perché sui social mi scrivono, però io tendo sempre a rispondere tutti, anche certe volte in maniera molto rapida, però provo sempre a rispondere tutti. Con certe persone si stabilisce una bella sintonia, come anche con te dal primo giorno. E poi quando si fa qualche presentazione, le persone vengono e ti vengono a vedere, ti vengono a conoscere, si scambia insomma qualche parola. Quello è un momento molto bello, molto emozionante per me, perché dico, cioè, è possibile, le persone vengono per me, capito? Cioè, io mi meraviglio, devo confessarlo, sono sorpresa di quante persone anche mi scrivono. Sto ricevendo tanti messaggi, tanto che su Instagram a un certo punto ho fatto una piccola cartella, storie in evidenza, tra le storie in evidenza, che si chiama Nora, e io lì sto cominciando a mettere tutti i messaggi che mi arrivano. Ho visto. Perché guarda, è una cosa che mi onora, che mi rende felice, che mi spinge a continuare a scrivere. Quindi Devi grazie a tutti. continuare a farlo perché Ho ripreso già. Già sto facendo un'altra volta questo, sto scrivendo. la prima presentazione tua che ho seguito è stata con Raffaele. Saluto. Sì, Raffaele Trito, un ragazzo adorabile, una persona eccezionale, che ringrazio veramente con tutto il cuore perché lui è stato sempre disponibile con me, una persona sincera, un ragazzo per bene, veramente. Un bellissimo ricordo di Raffaele. E lo saluto, non so se ci sta in diretta, non si riesce a vedere qui, si è collegato. No, al momento solo su si è scritto. Ti fai Ok. complimenti. E Grazie, Susi, sì, ecco, questo ti si vede. chiede qualche consiglio. Sì, Susi, l'ho incontrata alla Feltrinelli ultimamente. È venuta e le ho detto delle cose, mi aveva fatto delle domande, l'ho risposta. Sì. Ok. Vuoi farmi qualche altra domanda? Del Parliamo un po' del tuo primo libro. Senso delle primo? cose, Sì. Ne visto che non abbiamo avuto occasione di. approfittiamo ora. Sì, Il senso delle cose è un libro che ho scritto
in molto tempo, a differenza di questo. Questo l'ho scritto in 3 mesi, 3 mesi e mezzo, quello ci ho messo 22 mesi, quindi un po' in più. Però era la mia prima esperienza di scrittura e non sapevo come si facesse, però mi ha dato soddisfazione, nel senso che una volta terminata la quarta riscrittura, quando l'ho proposto in casa editrice, sono stata chiamata dopo un mese e quando mi sono recata in casa editrice ho parlato con la prima editor che mi aveva letto. Da Rogiosi. Sì, si chiama Rossana, l'editor, la Madonna che mi lesse, diciamo, è stata la prima che lesse questo romanzo, mi fece tanti complimenti e quindi quello non me lo dimenticherò mai, quel momento. Mi disse: questo è un romanzo che se si legge in un momento di negatività, dà speranza. È un romanzo che dà dei bagliori di luce, mi disse, e mi rese molto felice questa cosa. Quella è una storia diversa, una storia in cui io mi sono immedesimata molto. Giulia, la protagonista, è un po' il mio alter ego, perché mi somiglia come, diciamo, per il carattere, per il modo di affrontare la vita, anche per le sue debolezze. E il percorso, diciamo, che fa Giulia attraverso gli incontri, attraverso le esperienze che fa anche amorose, l'esperienza d'amore con Fabrizio, quest'uomo più grande di lei di 22 anni, sono tutte cose che a lei servono, che l'aiutano a crescere, a capire, e questa, diciamo, è quello che è successo a me. Io le esperienze che ho raccontato in quel romanzo, naturalmente non le ho vissute, quelle sono, diciamo, inventate, immaginazione, però anche io attraverso degli incontri, attraverso anche dei momenti di dolore, dei piccoli dolori che mi hanno aiutato poi a crescere, a capire che le mancanze a un certo punto si devono pensare in maniera positiva, perché Giulia è orfana di Ah, padre. d'accordo. Nel caso dell'altro romanzo, Giulia, la protagonista, non ha il padre, lei non ricorda il padre, per cui vive continuamente con questa sensazione. A lei manca qualcosa, lei lo sa che è la figura paterna che gli manca. Però a un certo punto poi conosce delle donne a Parigi, conosce Fabrizio e con lui ha un'esperienza d'amore un po' travagliata. A un certo punto quel dolore diventa la sua forza. Cioè lei guarda quel dolore da lontano e attinge forza da lì, perché comunque a un certo punto nella vita non è che ci possiamo sempre infliggere delle sofferenze perché ci fossilizziamo a pensare quello che ci manca. A un certo punto bisogna guardare avanti e vedere quello che teniamo e utilizzare le cose belle che abbiamo, che la vita ci offre, che il Signore ci offre, se, insomma, in termini, se vogliamo dirla con la fede. È Dobbiamo quello imparare a che succede guardare a il presente e il futuro. me. Non ho capito. Dobbiamo imparare a vedere il presente e il futuro. Sì, il presente e il futuro. Il passato, no, non. Se vogliamo guardare un attimo al passato, secondo me bisogna guardarlo con un occhio più maturo e pensare che tutto quello che noi abbiamo trascorso, anche i dolori, anzi, soprattutto i dolori, dobbiamo rendere grazie ai dolori, perché sono quelli che ci aiutano poi a diventare forti e a diventare quelle che siamo. Il dolore soprattutto ci sensibilizza. Le persone che non hanno mai sofferto sono poco sensibili. Invece chi ha subito delle cose dalla vita, penso che arriva a un certo Tende ad punto essere più buono, sì. più buono, più comprensivo. Quando ti trovi di fronte a una persona che sta soffrendo, tu la capisci perché l'hai subito pure tu, l'hai attraversato pure tu. Invece, quindi il dolore, io direi grazie anche veramente alle esperienze negative della vita, perché ci rendono migliori. Io credo, ma sono pienamente convinta di questo. Prego. Quindi bisogna guardare da questo punto di vista la vita. Se la vita ci è andata storta per un periodo, bisogna ringraziare quel momento perché è da lì che noi attingiamo la forza e attingiamo il coraggio di andare avanti e di essere ancora
pronti per fare delle battaglie. Quindi, viva il dolore! Quindi hai detto che stai scrivendo di nuovo? Mi devo E non rimproverare. vedo l'ora di leggerlo. Speriamo bene. Mi devo un po' rimproverare perché questa volta sono stata meno disciplinata. Io in genere sono più disciplinata. Mi metto tutti i giorni in ritaglio del tempo, 2 o 3 ore. Invece ora sarà questo caldo asfissiante che ci sta Chi togliendo. sta con questo caldo davanti al computer? Non sto avendo tanta forza. Un po' Infatti sto impegni. cercando di aiutarlo pure io, il più possibile. Sì. Però comunque. Oddio, il citofono e sono sola. Anastasia, un attimo solo, eh. Prego. Eccomi qui, perdonami, ma è arrivato mio figlio e sono da sola in casa, devo aprirlo. Va bene, Tranquillo, Anastasia, se hai qualche mi ha altra domanda, fatto piacere. anche a me, tanto. Spero di vederti presto È da stato un modo vicino. anche di rivederci. È vero, sì. Spero di incontrarti presto da vicino. E niente, ti ringrazio per questa bella intervista, per questa opportunità che mi hai dato. Grazie Grazie tanto. Buona serata e ti abbraccio forte. Un bacio.